Cari pesci, ecco il vostro oroscopo per il 2019. Le stelle vi suoneranno melodie fortunate, canteranno festose per sottolineare i vostri successi o prenderanno qualche stecca. Una cosa è certa, le stecche non le prende l'affascinante, bravissima, dolcissima vostra compagna di segno che è qui con me e che io sono felicissimo di ospitare, Bianca Azzei. Che presentazione, hai grazie. Sono grazie a te di aver accettato il nostro invito, siamo molto felici di avere Bianca con noi. E sono molto curiosa anche. Subito tre domande a bruciapelo, da 1 a 10 quanto sei romantica? 12. Da 1 a 10 quanto sogni ad occhi aperti? 20. E da 1 a 10 quanto sei innamorata dell'amore? Tanto. È una pesci. È una pesci. Il test ha Vivo rivelato. Sulle nuvole praticamente. Ma non è vero, perché i pesci poi hanno un senso pratico di cui non si parla mai abbastanza, ma che accompagna la loro ispirazione, la loro sensibilità, la loro emotività. È vero. Vediamo subito come sono messe le stelle di questo 2019. Saturno e Plutone, belli, a vostro favore. Saturno è l'autorevolezza che aumenta, bello, la credibilità che aumenta. Tu che sei ancor più incline, non che tu già non lo faccia, ma incline a fare cose ancora più sul serio, con più rigore, con più disciplina e con più continuità. Hai in ballo qualcosa di continuativo, di forte, di importante che sta per essere varato? Assolutamente sì. Dal 31 dicembre, da Capodanno, fino al 20 gennaio sarò in teatro, al Teatro Ciak di Milano, e per Men in Italy, questo musical, insieme alla grandissima Iva Zanicchi, Jonathan, diversi Alex Belli. E sono molto felice perché è un'esperienza che ho sempre voluto provare e quindi mi hai beccata proprio... Visto? Queste sono anche le cose che porta Nettuno, che è il pianeta delle metamorfosi, dei cambiamenti. Con Nettuno spesso si fanno cose che nella vita magari non si erano mai fatte, che si erano forse sognate, è vero. Finalmente prendono forma. È vero, è un cambiamento importante, perché diciamo un cambiamento è una parentesi della mia vita, perché ovviamente io poi sono una cantante. E quindi continuerai a cantare. Certo, però comunque è un'esperienza che mi... sicuramente mi può dare tanto, anche poi nel mio, no? Che mi porto e dietro. Poi secondo me è proprio nelle tue corde, te la senti proprio nella pancia, sì, questa cosa. Sì, sì, tanto. Quindi con Nettuno. Il bello è che, cari pesci, Saturno e Plutone, anche se non farete tutti i musical come Bianca, comunque qualunque, di qualunque cosa vi occuperete, favoriscono soprattutto questi due pianeti i lavori di squadra, di equip, i lavori nei quali sono coinvolti personaggi che possono anche darvi un assist utile. Voi che state cercando lavoro, mettetevi anche un po' al traino delle amicizie. Voi che volete fare nuove esperienze, affidatevi a persone, soprattutto per via di Saturno, che hanno tanta esperienza, che possono insegnarvi anche delle cose. E poi sarete così convincenti, ma così persuasivi. C'è Plutone, pianeta del magnetismo, pianeta... è l'incantatore di serpenti dello zodiaco, quindi potete veramente vendervi bene. Fallo, non fare la pesce. No, assolutamente, hai ragione anche su questo, è proprio vero, perché non mi sono mai sentita, non ho mai lavorato in gruppo da sola, cantante, solista, e quindi adesso in questa esperienza mi ritrovo a lavorare con persone. In un'equipe, come vuole Saturno, sì. Brava. E quindi è molto bello. Mi pare che tu stia seguendo fila tutto perfettamente le indicazioni di Saturno. Quindi, cari pesci, certo, c'è questo Giove un po' stortarello che dice fate bene i vostri conti, cercate di tutelare i vostri interessi economici, non fate il passo più lungo della gamba se dovete fare qualche investimento, l'acquisto di una casa. No. Sì, lo potete fare, però sempre con Saturno che vi rende rigorosi e non con Giove che potrebbe rendervi un po' troppo entusiasti, forse in alcuni momenti perdere il senso del limite. Giove è proprio il pianeta del denaro, soprattutto, e quindi questo denaro va gestito con grande rigore, ecco, per non... poi dovervi impegnare fino alla prossima era glaciale con effetti cambiari, no, meglio di no, ecco qui, meglio. Ecco, però anche grazie per avermelo detto. Meno male, l'abbiamo colta in castagna. Esatto. Bianca Azzei. I periodi in cui potreste brillare in modo particolare già sono dal primo dell'anno, perché Saturno e Plutone sono lì che vi danno manforte fin dall'inizio, ma soprattutto
fra il 17 maggio e la fine di giugno, con Marte, Mercurio, Venere, brillano gli affetti, brillano gli affari, possono anche brillare le finanze nonostante Giove storto, e questo è proprio il momento in cui potreste, come dire, portare a casa quelle soddisfazioni non meteore ma concrete, quelle cose che poi rimangono, la proposta che dovesse venirti rivolta, se ci fosse un appalto che ti viene offerto, per già ridi, perché c'è già qualcosa che bolle in pentola? No. Ah, ecco, no. Perché? Per ora no, ecco. Vediamo. Però ci sono questi periodi che sono periodi in cui bisogna seminare molto bene. Invece non bisogna litigare con gli altri e non farvi girare gli zebedei da aprile importante a metà maggio, questo. Molto, da aprile a metà maggio e dal 18 agosto. Sto rinchiusa in casa. Altri ottobre, no. Quando c'è Marte contrario, cari pesci, non bisogna azzannare le rotule di chi dovesse stressarvi, di chi dovesse contrariarvi. È sempre meglio contare fino a 10.001 prima di sparare la risposta che viene in quel momento, perché Marte è un pianeta che poi, come si suol dire, un bel tacere non fu mai scritto. E questo Marte è altro che tacere, vi potrebbe far parlare un po' a sproposito. Che poi già siamo molto istintivi, no? Cioè, certo. Facciamo un po' le cose di pancia, quindi... Eh sì, il pesci è l'onda emotiva che tutto travolge. In alcuni momenti, cari pesci, è meglio bisogna di no. Frenare. Quindi, ripeto, questo Saturno è bello, non buttatelo via, perché vi può veramente dare una nuova autorevolezza, una nuova credibilità. Voi che diventate professionisti e... anche lavoratori dipendenti, più credibili, punto di riferimento sostanziale. E non bisogna, quando c'è Marte anche e Giove così messi un po', non bisogna dare spago ai pensieri, alle sfigo paranoie, chiamiamole così. Quelle non portano nulla di positivo, cara Bianca. Hai ragione, però... E voi pesci, però... Perennemente. No, le sfigo paranoie, no, cari pesci. Perché avete dei pianeti che sono veramente preziosi per voi. Soprattutto poi, io parlo sempre di Saturno, perché quando è in orbita armoniosa, come nel vostro caso, può compiere dei piccoli grandi miracoli. Finalmente... Grazie Saturno. Vi avvita un pochino di più i piedi al suolo, al terreno. Vi fa fare meno voli pindarici. Ed è una cosa molto bella. Questa. Per i pesci soprattutto. Assolutamente, quindi... Ma hai in progetto anche altre cose oltre questo musical? Si possono dire, non si possono dire? Beh, sicuramente posso dire che ci sarà un disco, l'uscita di un disco. Ah. E chi lo sa quando? Ah, non lo sai ancora? Ancora no. Ma già è pronto? Però già ci stai lavorando? Ci sto lavorando. Ah. Sì. Quindi c'è tutto un ribollir di progetti. E infatti Saturno e Plutone, cari pesci, transitano proprio nella casa astrologica dei progetti, delle aspettative realizzate, di tutto ciò che oltretutto è un po' pionieristico, e già tu fai una cosa pionieristica, innovativa, che è questo musical di cui abbiamo parlato. Certo. Quindi c'è tutto un ribollir dei tini. C'è cose che non ti aspetteresti da te, anche, però giusto, comunque ti metti in gioco. Perché trovi che dentro di te poi ci sono dei talenti che magari non sospettavi che ci fossero e che invece emergono. Assolutamente sì. Il cuore è libero, occupato, noi ci impicciamo anche un po' dei nostri ospiti. Il cuore è sereno. L'importante è che sia sereno. È molto sereno. È sereno. Sì. Quindi, cari pesci, anche sul fronte sentimentale, perché voi non sapete vivere senza amore, c'è la possibilità di stabilizzare la vostra vita sentimentale. Ah. Ma perché? Perché amerete soprattutto voi stessi in primo luogo. E mi quando piace, si ama, bravo. E quando ci si ama, adesso quella la... proprio la base, il presupposto migliore per dare vita a un rapporto di coppia che non si basi sul bisogno, sulla necessità. Io non mi amo in funzione di quanto mi ami tu, io già mi amo da solo. Poi insieme costruiamo un progetto di vita. Io ti porto con me a casa e la mattina... Sul comodino mi metti. Sul comodino la mattina accanto alla sveglia e al libro. Mi faccio dire queste cose. Ecco, così è l'incentivo. Però quindi, è vero, è assolutamente vero, perché non mi sono mai preoccupata di me. E invece è un periodo che, diciamo, ho voglia di dedicarmi più a me stessa. È una cosa molto bella questa. E come no, perché con Saturno si rafforza l'amore che proviamo per noi stessi. Saturno è un po' come se ti dicesse: ora esisti solo tu. Amore. Ma non è
perché sto invecchiando che mi succede questo? Saturno è anche il pianeta della maturità, quindi ci struttura un po' di più. Vedi? Ci struttura, è un apporto di maturità. Quindi, sì, cari pesci, questo è un anno che promette tanto. Cercate di non buttare in mare le buone occasioni, perché se non avete lavoro lo potete trovare, se non avete l'amore può arrivare, il benessere psicofisico c'è, non mangiate schifezze con Giove in quadratura, c'è anche una bella fornicazione scoppiettante, e quindi evviva, evviva sempre i pesci. Vuoi fare un augurio tuo personale ai tuoi compagni di segno e un po' a tutti in generale? L'augurio è di seguire assolutamente tutto questo, perché è importante. Seguite Capitani, infatti. Non bisogna avere pensieri negativi, bisogna pensare comunque e agire sempre in positivo, ed è una cosa che sto facendo da poco tempo, ma ci si arriva. E paga. E paga molto, e quindi ti senti meglio, e poi la vita è bella e bisogna amare, 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 perché l'amore è la cosa più bella del mondo. E questo... Così parlò Bianca Azzei. Grazie, che io adesso bacio. Mua, mua, per grazie tutti voi l'ho baciata. Vado viva a casa i pesci sempre. Felice. Viva i pesci sempre e viva la felicità di Bianca Azzei.